Buongiorno a tutti. Ci troviamo davanti al palazzo che è stato la sede dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris fino al 2006 ed ora è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Qui c'è il laboratorio delle alte tensioni e forti correnti che ora andremo a visitare, perciò seguitemi. Incontriamo qui gli ingegneri Domenico Giordano e Paolo Roccato che ci parleranno delle loro attività di ricerca. Benvenuti nel laboratorio Alte Tensioni e Forti Correnti. Io sono Paolo Roccato e oggi vi portiamo con il collega Domenico Giordano a fare un giro dei vari fenomeni dell'arco elettrico. L'arco elettrico si ha quando o c'è una rottura dell'isolante, ad esempio l'aria, come può capitare nell'esempio qua alle mie spalle degli isolatori di linea elettrica di alta tensione che al salire al crescere del valore appunto della tensione prima mantengono l'isolamento e poi improvvisamente, in maniera del tutto repentina, cede. Tanto come forse sentite il rumore classico delle linee elettriche di alta tensione dovute a piccole scariche nell'aria, per poi arrivare alla scarica complessiva. Questo fenomeno, ovviamente, è un fenomeno da evitare. Ma piccole scariche potreste averle viste anche nel cosiddetto motore universale. Il motore universale è ad esempio il motore di un trapano, il motore di un frullatore. Se avete prestato attenzione a cosa succede quando lo utilizzate, vedete che al girare del mandrino o al girare del frullatore avvengono delle scariche all'interno del corpo. E in realtà in laboratorio tra poco andremo a vedere un effetto ancora più evidente, cioè l'effetto che si ha non su un motore, ma sulla linea di contatto simulata di un treno. Andiamo da Domenico a vedere che cosa succede. Sono Domenico Giordano, ricercatore dell'INRIM e coordinatore del progetto di ricerca MyRace, un progetto di ricerca europeo che si occupa della misura accurata dell'energia e dell'efficienza nei sistemi ferroviari europei. Uno dei punti del progetto in carico all'INRIM è lo sviluppo di tecniche e di metodologie per il rilevamento dell'arco elettrico che intercorre tra la linea di contatto e il pantografo. Nel sistema ferroviario può succedere, durante la corsa di un treno, che il pantografo si allontani dalla linea di contatto. Ed ecco che in queste circostanze può nascere un arco elettrico. L'arco elettrico è una delle cose più calde che ci sono sulla faccia della Terra e quindi questo fenomeno può scaldare e rovinare lo strisciante, il materiale che è posto sul pantografo. Per approfondire i fenomeni che vengono prodotti dall'arco elettrico, abbiamo messo a punto un esperimento in cui simuliamo il contatto strisciante tra linea e pantografo. Come potete vedere, qui abbiamo uno strisciante che simula il pantografo e una ruota che simula la linea di contatto. Quindi in questo caso quello che si muove, quello che gira è la linea di contatto, mentre in realtà la linea di contatto è ferma e il pantografo qui è fermo, mentre nella realtà il pantografo si muove. Grazie a questo esperimento e allo sviluppo, diciamo, di modelli circuitali, abbiamo sviluppato una metodologia per rilevare gli archi elettrici. Questa metodologia, questa tecnica è molto utile perché è possibile proprio contare il numero di archi elettrici che avvengono durante un viaggio, come ad esempio da Torino a Napoli, e quindi capire se ci sono dei problemi nel contatto strisciante. Infatti
se è accettato un numero di archi elettrici fisiologici, che per forza di cose ci sono, se questo numero eccede questo valore fisiologico, questo può essere considerato un campanello d'allarme e quindi magari intervenire prima che il problema sia molto più grave, come ad esempio la rottura del pantografo, che comporta un'interruzione del servizio e quindi problemi molto più gravi. Adesso alimenteremo il motore che metterà in rotazione il disco e potremo partire con la generazione degli archi elettrici. Ed ecco che il motore è partito, ha messo in rotazione quello che simula la linea di contatto, mentre lo strisciante che si muove in senso orizzontale simula la poligonale della linea di contatto ferroviaria ed evita che lo strisciante si consumi in un unico punto. Viene fatta circolare una corrente tra il disco che ruota e il pantografo, però a causa dei contatti pessimi nascono questi archi elettrici che vedete. Passiamo adesso al prossimo esperimento introdotto dal mio collega Paolo Roccato. Grazie Domenico. Eccoci qua all'ultimo esperimento di questa sera. Quello che vedete appoggiato qui per terra è un condotto sbarre, è un sistema di sbarre di un quadro elettrico, dove all'inizio del sistema abbiamo simulato un guasto. Guasto che potrebbe essere un cacciavite dimenticato, una chiave o semplicemente un cedimento dell'isolante. Abbiamo messo un sottile filo di rame. Nel momento in cui andremo ad alimentare il nostro sistema, questo filo evaporerà generando un plasma, un arco elettrico, perché sempre di archi parliamo questa sera, che si propagherà lungo il sistema sbarre fino ad arrivare al fondo dove abbiamo messo quella scatola che vuole simulare la presenza di una persona. Vediamo che cosa succederebbe se ci trovassimo in prossimità di un guasto di questo tipo. Quello che andiamo a simulare è quello che normalmente si chiama cortocircuito. Andiamo ad alimentare il guasto e vediamo che cosa succede. Tra 5, 4, 3, 2, 1, via! E vedete che cosa succede alla scatola. Immaginate di essere voi al posto della scatola vicini a questo guasto. La corrente in questo caso era grosso modo quella che si avrebbe al contatore di un piccolo impianto industriale. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera.